Buongiorno a tutti in questo tutorial sulla SyncLink Classroom, ovvero la classe virtuale di SyncLink. Nella classe virtuale i ragazzi possono sentirsi stimolati, possono condividere i loro lavori e lavorare insieme. È molto importante, per poter usufruire della Classroom, di registrarvi nella sezione ThinkLink Edu. L'iscrizione è gratuita, se navigate con Chrome la pagina in italiano, se questo vi facilita la navigazione, potete scegliere, anzi dovete scegliere che voi siete docente, mentre i vostri studenti quando si registreranno come studente. Ogni docente, una volta quando crea le sue classi, avrà dei codici di invito a disposizione. Ogni codice di invito appartiene a una determinata classe. Quindi se creo la classe prima fosse alta, i miei ragazzi avranno un codice con la quale loro si iscrivono con il loro nome, eventualmente anzi consigliabile con l'email dei genitori oppure con una mail fornita della scuola, per esempio tramite G Suite. In questo momento sono nella mia pagina docente, voi lo vedete, ho dato tramite le impostazioni che avete qua un nome alla mia pagina e in questo momento andiamo a approfondire quindi quella della classe virtuale. Si accede qua, studenti, e voi avete qua o studenti, la lista dei vostri studenti e i gruppi. Adesso vado subito nel gruppo. Creare un gruppo si fa in questo spazio qua, ecco. Questo momento già creato, noi se andiamo a cliccare sul gruppo vediamo che il gruppo non ha ancora attività, non ha ancora un'immagine di profilo che voi lo potete caricare tramite i settings del gruppo. La cosa importante è che il docente permette a tutti di modificare le immagini e si possono anche creare i remix. Questo è molto utile poi per la condivisione delle immagini. Potete anche aggiungere dopo delle icone al vostro gruppo nel caso in cui il docente avesse un account premium. Adesso faccio un attimino logout come docente nel gruppo, ma lo gestisco dall'esterno. Ecco i miei gruppi, gruppo prova. Allora, tramite invito voi avete il codice di invito per il gruppo. Questo è il codice che serve ai vostri studenti per registrarsi. Poi potete qua gestire il vostro gruppo, di nuovo avete il codice, avete l'email di accesso, potete anche utilizzare in quel momento un'altra mail, potete aggiungere, questo è importante qua, i canali del vostro gruppo. I canali sono dei contenitori digitali nella quale voi andate a raccogliere i vari ThinkLink creati dal vostro gruppo e nella misura in cui voi create nuovi canali. In questo momento non vedete ancora ThinkLink perché in questo momento nessuno ha pubblicato nel canale dei ThinkLink. Allora, una cosa importante, che cosa deve fare il gruppo? Quando vi avevo già detto che si entra nel gruppo in questo modo qua, accedi come gruppo, gruppo prova, accesso. Vedete che in questo momento non viene seguito nessuno. Allora io vi suggerisco, perché questo facilita, di far seguire il docente. In questo modo qua, i vostri ragazzi, quando cliccate qua sull'icona del docente, sull'icona dell'utente, voi potete seguire, decidere di seguire. Perché è importante che i vostri studenti vi seguano? Perché questo gli permette di accedere ai vari ThinkLink che voi avete creato. Adesso noi prendiamo una prova molto carina di una cosa che è stato creato dai miei studenti e vedete qua sotto l'icona, lo vedete qua, è l'icona del remix. Dal momento in cui cliccate questo, il gruppo, perché in questo momento noi eravamo dentro il gruppo, può ricreare l'immagine e lo chiamiamo sempre Abramo Patriarca.
Questo si può fare perché gli autori hanno autorizzato questa autorizzazione di poter visualizzare e di consentire le modifiche è in questo spazio qua. In questo momento questa immagine è stato aggiunto al gruppo. Lo vedete che l'icona non è quello che vedevamo prima. Si vede però che sotto che l'immagine è stato rimischiato, quindi qua sotto questo link noi vediamo l'immagine originale. Io adesso esco, vado a vedere nei miei studenti, nei gruppi, gruppo prova. Voi vedete che nel gruppo vedo che hanno rimischiato questa immagine, come potrebbero essere anche in altre immagini. Utile anche per il docente, perché voi vedete che adesso io sono collegato come docente, che il docente segue il gruppo. Adesso in questo momento io sto seguendo il gruppo prova. Torno ai studenti e torno adesso. Questo è un errore che si fa abbastanza facilmente perché per prima uno va a toccare il nome del gruppo. Invece qua vi ricordo il codice invito e qua si può gestire il gruppo. Allora, il docente può registrare i suoi studenti da qua. L'importante è che li scrive in forma elenco e uno sotto l'altro. Michelle. Registro adesso i miei studenti e voi vedete che qua adesso avete un foglio in cui ThinkLink in modo automatico ha generato un username, un'identità per l'alunno e un password. Voi la potete salvare tramite questa funzione come PDF oppure anche stampare. Attenti, la potete fare stampare solo una volta, quindi vi consiglio di stamparlo come PDF. Questo si fa così. Io ho già impostato salva come PDF, una salva. Do nome, studenti, classe quarta, salvo ed è fatto. Importante che si possono aggiungere studenti ogni qualvolta in cui voi lo desiderate, quindi quello non è importante. Se vi conservate l'elenco, verranno conservato i password e se i vostri alunni lo dimenticano, potete possono di nuovo richiedere a voi. Questa funzione, questa modalità di registrazione è interessante perché in questa modalità loro non hanno bisogno di una mail per registrarsi e tutto quello che loro faranno viene gestito tramite la mail docente. In questo caso vi consiglio di non utilizzare la vostra mail di tutti i giorni, ma di creare proprio una mail per questo tipo di lavoro, un mail docente. Qua potete entrare nei singoli alunni. Posso da qua anche cambiare il password se fosse necessario. Vado a vedere Riccardo in modo particolare. Vedo che Riccardo non ha fatto nulla, se no potrei anche cliccare. E la cosa bella è che il docente all'interno dei ThinkLink creato dei suoi studenti potrebbe lasciare un commento. Questo è tutto per il momento. Spero che vi sia piaciuto e che entrare nella classe di ThinkLink vi sia un po' più facile. Nel caso in cui avete domande, mi potete sempre scrivere o contattare tramite Facebook. Arrivederci e a presto.